Storytime, Evoluzione Radio. Appassionati di storie e racconti, ben trovati da Gianluca Ruoppolo nel salotto di Storytime. Quest'oggi siamo pronti a raccontarvi una nuova attività e lo faremo con la sua fondatrice che ci ha raggiunto nei nostri studi. Prima di presentarvela vi invito però come sempre a seguirci sui nostri canali social, quindi se vi va un bel mi piace alla nostra pagina Facebook Storytime Official, ma ci trovate anche sul nostro canale Instagram, quindi se vi va un bel segui a Storytime _ Ufficiale. Detto ciò, vado subito a dare il benvenuto all'ospite di quest'oggi, sto parlando di Michela Ciampanelli. Ciao Michela, ben trovata. Ciao Gianluca, bentrovato. Come stai? Molto bene, grazie. Molto sorridente, la nostra Michela pronta a raccontarci la sua attività che si chiama Frise Art Calchi d'Arte, giusto? Esattamente. Allora, raccontaci un attimino Michela, da dove nasce l'idea dei calchi? Allora, l'idea dei calchi nasce nei primi anni del 2000, è un'idea che viene dal nord Europa. Come sappiamo tutti, gli anglosassoni sono più liberi per quanto riguarda il corpo e quindi hanno ideato questa idea di fare i calchi del pancione, nasce col calco del pancione, sì. Poi si evolve con i calchi delle mani, dei piedi dei bambini, eccetera. E io, essendo nata a Bolzano, capisco bene il tedesco e quindi mi sono studiata tutte le cose in tedesco e mi sono innamorata di quest'arte, perché ho pensato l'idea, la possibilità di fare delle sculture personali e poterle vendere a un prezzo accessibile è una cosa che mi ha fin da subito emozionato tantissimo. Diciamo la verità, nessuno di noi, quasi nessuno, ha la possibilità di farsi un calco in marmo, e quindi certo. Quest'arte è molto particolare, molto intensa, perché si fanno appunto i calchi delle mani, sono sculture personali molto molto emozionanti. Complimenti. Ecco, quali sono le tecniche e che tipo di materiali utilizzi? Sì, allora, le tecniche che utilizzo sono sostanzialmente due. Una, per il calco delle mani si utilizza un particolare materiale che si chiama alginato, sono tutti materiali che sono mutuati dall'ambito medico, quindi sono sicurissimi. In particolare questo alginato ha un livello di definizione pazzesco, nel senso che si tiene proprio tutta la definizione della pelle, della texture della pelle, e quindi il calco delle mani, in questo caso, con i dovuti poi perfezionamenti, e lì è il gioco del mio lavoro. Certo. Poi praticamente il risultato è veramente pazzesco e iperrealistico. L'altra tecnica che utilizzo è quella per fare i busti e il calco del pancione. Si utilizzano le bende gessate, anche queste chiaramente farmaceutiche e quindi sicurissime anche sulle gestanti. E da lì poi c'è la mia elaborazione del calco, che la cosa particolare con questa tecnica è che rimane leggero, pur essendo grande, un busto molto grande, rimanendo leggero io riesco a incastrare sul retro una bella catena e quindi si può perfettamente appendere. Ottimo, e sui materiali? I materiali sono tutti atossici o biologici, infatti io faccio calchi anche su bimbi prematuri e sono veramente sicurissimi. Poi chiaramente, se uno è magari una persona particolarmente suscettibile, così si può sempre fare la prova allergica. Ah, ok, perfetto. Devo dire che hai davvero pensato a tutto. Complimenti, sì. Michele. Complimenti. Grazie. Hai appena ideato una specifica proposta per gli sposi? Sì. Allora, in questi anni ho visto che uno dei calchi più richiesti è proprio il calco delle mani di coppia. Ah. E quindi ho ideato questa proposta di una performance durante proprio il giorno delle nozze, ovvero io ho mutuato dalle tecniche di restauro artistico la tecnica della doratura con la foglia d'oro delle fedi, e quindi durante il matrimonio si può, diciamo, acquistare questa performance artistica, che è una cosa proprio molto interessante da vedere anche sia per gli sposi che per gli ospiti invitati. Annesso, se uno vuole, diciamo, anche alla data delle nozze sulla base del calco, quindi c'è tutta una proposta specifica per gli sposi. Ma ecco. Volendo anche come regalo da parte degli invitati? Molti lo regalano, vedi? Esatto, e
praticamente io sono in grado di fare un bigliettino personalizzato col nome degli sposi e tutto, con diverse possibilità, opzioni poi da concordare, e si può appunto regalare il bigliettino con il buono per fare il calco come regalo di nozze o di anniversario. Vedi, adesso so cosa regalare ai miei amici che fanno il matrimonio. È un'idea originale. Vedi, complimenti. Sono molto affascinato dal racconto. Grazie. Della nostra Michela, davvero complimenti. E quando crei il disegno su un calco del pancione o del busto, cosa ti ispiri? Ecco, questa domanda mi piace molto. Sì? Perché diciamo, il disegno è qualcosa di molto particolare, nel senso che il disegno non è la stessa cosa che fare un disegno su una tela piatta, no? Il disegno deve seguire le forme particolari del corpo, quindi se abbiamo per esempio un calco del pancione, è chiaro che il disegno deve essere in armonia con quelle forme 3D, perché noi partiamo da una forma che è già di per sé un'opera d'arte, quindi non possiamo metterci sopra per esempio qualcosa di piatto che va a rovinare il busto. Certo. La parte simbolica è molto importante, nel senso che se per esempio una coppia mi dice per noi è particolarmente importante il mare perché rappresenta simbolicamente il nostro incontro e sì, così, allora io elaborerò un disegno che del mare o di un'onda che si snoda attraverso la pancia e il seno, che sia al tempo stesso esteticamente perfetto e simbolicamente significativo per chi ha acquistato quest'opera d'arte. Vedi, e anche vai con la personalizzazione. Esatto. Complimenti. Allora, per chi volesse approfondire quello di cui abbiamo parlato finora, può mettere un bel mi piace alla pagina Facebook della nostra Michela, quindi Frisart Calchi d'Arte, e c'è anche un sito web www.frisartmilano.it. Esattamente. Giusto? Sì. Esatto. Vuoi aggiungere qualcosina? Sì, che molto semplicemente mi trovate in Google Frisart Calchi d'Arte, e quindi lì trovate la mia gallery con tutte le foto, perché diciamo parlare è una cosa, poi queste sono cose che vanno l'occhio. Guardate per vedere anche il livello di dettaglio e di definizione che riesco a dare. Certo. Ai calchi. Questa era la sede per capire chi era Michela e cosa c'è dietro le sue opere d'arte, ovviamente il suo viso, la sua professionalità e la sua creatività anche, no? Grazie Gianluca, era molto importante conoscere anche la nostra Michela. E poi diamo anche il recapito telefonico 340 29 68 624, diamo anche l'indirizzo mail frisart@frisartmilano.it. ricordiamo che la nostra Michela ha uno studio e riceve il suo appuntamento, quindi non a caso vi abbiamo dato questi dati qui. Cisliano, in provincia di Milano. Esattamente, alle porte di Milano, un quarto d'ora dalla metro Bisceglie, quindi veramente accessibile per tutti. In ogni caso, se qualcuno è impossibilitato a muoversi, previa valutazione faccio anche il servizio a domicilio. Beh, fantastico ragazzi, che altro aggiungere? Io, quando quelle cose che pensano a tutto, eccola lì, Michela, ha pensato a tutto, cioè dovete fare solo il regalo per le nozze praticamente, esatto. Poi per il resto pensa tutto a lei. Perfetto, Michela, per caso in chiusura ti va anche di salutare qualcuno in particolare? Beh, allora saluto mio marito che mi sostiene sempre e le mie due pesti, Thomas e Tobias. Perfetto, dai, ci andiamo ai meravigliosi saluti della nostra Michela. Intanto noi la lasciamo ad una buona giornata e le auguriamo un grosso in bocca al lupo per questa sua magnifica attività. La ricordiamo, Frisart, calchi d'arte. Ciao Michela e in bocca al lupo per tutto. Grazie Gianluca, ciao. Ciao, grazie mille a te. Storytime, Evoluzione Radio.